Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 8, episodio 85. Il link della bloggata di cui vi starò brevemente a sintetizzare lo potete trovare in descrizione di questo file. Space Shuttle nacque su Amazing Stories nell'agosto del 1962. Quando, durante la guerra fredda nel XX secolo, ebbe a iniziare la corsa alla Luna tra USA contro Unione Sovietica, la stampa e televisione americane incominciarono a diffondere fotografie e filmati di Sputnik, satelliti, astronauti della NASA in tute spaziali, giganteschi razzi, vettori e piccole navette spaziali, quadricomandi, giroscopi, cloche, indicatori e pulsanti e levette. Tutta questa iconografia tecnologica dal design moderno e plausibile per la tipologia umana nota spazzò via dalle riviste di fantascienza le classiche suggestioni fantascientifiche del 1950, 1940, 1930, 1920, mi riferisco ai decenni, dove in questi decenni dominavano i dirigibili a razzo giganti, nonché i dischi volanti e Foo Fighters, oltre a dettagli tecnologici in cui svettavano le fantasmagoriche tecnologie delle valvole termoioniche, che per 5 decenni popolarono l'immaginario grafico delle pulp mags. In Amazing Stories del 1960 iniziarono a diffondersi piccoli articoli di divulgazione scientifica su progetti NASA, aventi a tema lo spazio e le astronavi e la colonizzazione spaziale. Varie idee futuristiche proposte dalla NASA durante la corsa alla Luna finirono dentro le pulp mags, probabilmente per scopi di propaganda politica americana, per nascondere il ritardo tecnologico americano iniziale nei confronti dei sovietici durante la corsa alla Luna. Le suggestioni grafiche di Amazing Stories, da sempre disegnate da illustratori digiuni di nozioni scientifiche che si scopiazzavano un po' l'un l'altro, finirono per essere pesantemente così influenzate dai bozzetti grafici elaborati dagli ingegneri NASA, incluse le mirabolanti stazioni spaziali a forma di toroidi. È infatti dai primi anni del 1960 che in Amazing Stories le suggestioni grafiche allegate ai racconti di fantascienza mutarono profondamente nel loro design artistico per mostrare hardware spaziale che era simile a quanto televisione, giornali e settimanali mostravano nei progetti NASA del decennio 1960. Ecco perché, ad un osservatore attento del XXI secolo, non può quindi sfuggire il fatto che in copertina dei Amazing Stories dell'agosto del 1962 c'erano un paio di stazioni spaziali, una caravella a vento solare, nonché poco distante lo Space Shuttle ormeggiato in orbita. Gli astronauti della copertina dei Amazing Stories dell'agosto del 1962 erano intenti a svolgere una missione extraveicolari, tutti erano legati da funi ombelicali, proprio come i primi astronauti del 1962, e non vi è traccia del jetpack, per quanto su Amazing Stories l'avesse già predetto nel lontanissimo 1949. Però è interessante notare il design dello Space Shuttle, forma a razziforme, ali a delta, unica pinna timoniera centrale, motore unico a razzo. Salvo l'errore del numero dei motori indicati nel disegno, uno un motore piuttosto di quelli che poi saranno tre,
Per il resto, il design dello Space Shuttle di Amazing Stories 1962 è perfettamente coerente con quello che poi sarà costruito dalla NASA nel 1960. Se siete interessati a questi temi, io vi invito a cliccare sul link che trovate in descrizione di questo file, sarete catapultati alla mia bloggata con gli argomenti correlati. Se volete potrete trovare anche l'articolo in inglese su The Problem of Space Travel del capitano Herman Potocnik. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.